noi ci sprechi fuori, fuori. Allora eccoci ritornati in studio, eccoci ritornati in diretta. Allora siamo al 3 ottobre 1990, dopo 45 anni di separazione, Germania Est e Germania Ovest tornano ad essere unite. Noi ricordiamo questa ricorrenza con invece una presenza che c'è stata a Berlino nel 1963 con l'arrivo di John Fitzgerald Kennedy, in un discorso che è passato alla storia per una frase particolare che ha detto e che arriva nel momento in cui l'Unione Sovietica aveva dato appunto appoggio alla Germania Ovest. Sono berlinese. Ich bin Berliner. Vediamo se arriva il servizio. Two thousand years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. Ecco, bene, abbiamo tenuto un brano particolare, sì, breve, ma comunque quello significativo. Lui dice: certo. io sono un berlinese. Ed è un messaggio importante, no? Questa volta abbiamo avuto una piazza piena di persone, insomma, su un personaggio completamente diverso. In altro tono. Certo, no, Cacciavillani. Un altro ricordo personale. Ho avuto una borsa di uno studio all'Università di Bonn nel 1954 e ho vissuto il decennale dell'attentato a Hitler di Stauffenberg. E tra l'altro assistito a Bonn alla vittoria dei campionati del mondo da parte della Repubblica Federale Tedesca, che era la prima volta che vincevano qualcosa e la città era tutta in suburbio. Ma abbiamo vissuto veramente all'università tra colleghi di tutte le nazioni europee, un discorso molto, molto, molto chiaro. La posizione di chi dalla Germania aveva sofferto e di chi aveva guadagnato. E tutto sommato, in un mese di convivenza siamo riusciti a capirci almeno tra di noi. Perché veramente, non so, io ricordo quando è venuto Thomas Mann, è morto due mesi dopo, ma l'abbiamo visto all'Università di Bonn a leggere il suo ultimo romanzo con impressione profonda. Ma diciamo che abbiamo potuto assistere alla nascita di una comunanza europea che tra l'altro mi ha veramente commosso, perché è una cosa che noi padovani non teniamo in debito conto, è la sfilata, la collezione di stemmi al Bo, di stemmi, diciamo che dopo la riforma protestante in cui cuius regio eius et religio, cioè uno deve osservare la religione del re, di chi comanda, se no era un apolide, era un tollerato. Ecco, Padova è stata l'unica città al mondo all'epoca che per 150-200 anni ha ospitato tutta Europa, perché in quei stemmi c'è tutta la nobiltà, la classe dirigente europea per 200 anni. Sta funzione di Padova come crogiolo della Europa che sarebbe sorta con tutte quante le traversie che conosciamo, è nata proprio a Padova. E quindi sta patavinitas, questo discorso dovrebbe essere veramente, un'altra cosa, una patavinitas assoluta di brevettabile è il principio di laicità dello Stato con
Paolo Sarpi, che è stato un po' il fondatore dello Stato laico, perché la famosa lettera del 1609, se il regno di Dio corre su un binario, non usava la parola binario evidentemente perché non c'era ancora, su un binario diverso dal regno dell'uomo, virgolette, come ponno dal di cozzo, come possono scontrarsi se camminano su strade diverse? È un'idea che è veramente straordinaria, è nato l'idea della laicità dello Stato, cioè i due ordinamenti che camminano su, oggi diciamo, binari completamente diversi. Questa è una cosa veramente straordinaria. Certo, Manzolini, invece, tornando alla questione berlinese, allora, no? 45 anni di separazione, è un momento storico, chiaramente. È un momento storico, io guardando la situazione europea e guardando un po' quella che è anche la situazione politica e che stiamo vivendo e le trasformazioni sotterranee che sembrerebbero non venissero avvertiti, dico sempre questa frase: 3 mesi prima che cadesse il muro di Berlino nessuno l'avrebbe mai immaginato, 1 mese prima che la Repubblica Federale Jugoslavia crollasse nessuno l'avrebbe mai immaginato. Ora io credo che la politica che noi stiamo vivendo non ha immaginazione, sta vivendo solo un discorso di mantenere uno status quo di poltrone, non vuole cambiare una virgola di quello che c'è da cambiare, del Rosatellum, del Mattarellum, del Tatarellum, non ce ne frega un picchio. Alla gente che lavora e che vive e che paga le tasse non gliene interessa niente. Questi stanno discutendo ancora da anni su come si dovrebbe votare per non cambiare una virgola e mantenere le cose come stanno. Questa è la gravità. E io ritengo che o le cose si cambiano o le cose cambiano da sole, comunque da sole, nel senso c'è qualcuno che cambia. Berlino alla fine era, diciamo, la caduta del muro era una immagine, perché ormai la Russia chiusa, ermetica, non poteva competere con quello che era il mondo liberale, innovativo, tecnologico degli Stati Uniti. Ma anche noi non possiamo continuare a pensare di poter vivere con un'economia che è giorno per giorno sempre di più calpestata. A me fa specie sentire un Benetton e un Marzotto che ritengono una stupidaggine questo referendum che è in atto e il 22 ottobre si andrà a votare. Vuol dire non aver capito quelle che sono le esigenze di un nuovo mondo che deve venire. Io credo in un'Europa federale, è un'Europa dei popoli, è un'Europa delle regioni. Certo, beh, questo parleremo, sarà tema che affronteremo dopo. Professor Kasen, arriviamo alla caduta del muro di Berlino, ci sono state delle belle pressioni. Divisione della Germania, la prima divisione della Germania fu determinata da Versailles. Versailles, quando i francesi che ebbero fu una guerra disastrosa per la Francia, molto di più per la Germania, fecero il trattato di Versailles e quindi mesero in ginocchio la Germania definitivamente, spaccarono tutta quella zona. Nacquero degli stati che erano delle etnie presenti, ma degli stati inesistenti, la Cecoslovacchia, la Polonia, eccetera, no? Quindi quello che fece Hitler dopo, non per giustificarlo, tentò la riunificazione e poi si allargò, naturalmente non era una mammola e lo fece anche ingannando sia gli alleati sia poi quelli che diventeranno i loro avversari. Quindi la seconda divisione della Germania avviene proprio sull'esperienza della prima divisione della Germania. Divisa, non farà mai più guerra, non farà mai più quello che doveva fare.
Io credo che la Germania abbia, come tutti i popoli, abbia un carattere proprio, no? Quindi ha scelto la strada, giustamente meno invasiva, ma altrettanto importante, di fare una guerra economica per l'Europa, e la stiamo subendo. Allora, se vogliamo fare la guerra, bisogna che tutti mettano giù le armi, che siano armi che sparano o che siano moneta che si chiamino euro, è la stessa cosa. O andiamo in questa direzione, oppure, e ne parleremo dopo, l'Europa si sfalda, perché queste avvisaglie che vengono fuori dall'indipendentismo di alcune regioni dell'Europa e delle nazioni sono un segnale abbastanza importante, e tra questi c'è Brexit poi. Certo, certo. Busato, concorda con quello che ha appena detto? Ma io concordo, e direi che se in parte, che se all'epoca Kennedy, John Fitzgerald Kennedy diceva "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese, oggi chi tiene alla libertà dovrebbe dire "io sono catalano", sono catalano, e penso che questo sia un qualcosa che non è circoscritto appunto alla Catalunya, ma quello che è stato il grande movimento che appunto ha toccato la Germania, ma che poi ha visto l'autodeterminazione fiorire in tutta l'Europa dell'Est, con la nascita di tantissimi stati, i paesi baltici, la Lettonia, Lituania, Estonia, la Cecoslovacchia citata, che si è divisa in Cechia e in Slovacchia, e poi la Slovenia, e la Croazia, eccetera. Ecco, la Bosnia del Segovia, eccetera. Da questo punto di vista è chiaro che si sono creati, dal punto di vista geopolitico, delle realtà che sono state disegnate grazie al principio e al diritto di autodeterminazione dei popoli. Oggi questo processo che è avvenuto in Europa orientale sta avvenendo in Europa occidentale. Oggi CNBC, uno dei più importanti media americani, diceva: attenzione, dopo la Catalogna ci sono altri paesi che potrebbero arrivare all'indipendenza. Il primo che citava il movimento bretone, citando tra l'altro il referendum di indipendenza con impostazione leggermente diversa. Comunque penso che poi ne parleremo. Tornando invece al fatto berlinese, penso che con questo si chiuda definitivamente la seconda guerra mondiale, quello che è stato il patto di Yalta sostanzialmente anche per quel che riguarda l'Europa. E è dovuto perché anche qui la storia è fatta di vincitori e vinti, il sistema capitalistico ha vinto sul sistema comunista e quindi il sistema comunista è imploso e non poteva che ovviamente riportare alla unificazione della Germania, che era stata ricordiamo sempre il precedente storico, che la Germania venne divisa in due perché due erano le sfere di influenza, URSS e USA, quindi sostanzialmente abbiamo avuto anche noi con l'Istria L'Istria poi è stata scambiata con il Trentino Alto Adige. E questo è stato di due culture e di due popoli, sì. Di calpestare la dignità di due popoli. Questa è la gravità di Yalta. Vabbè, comunque si potrebbe discutere era stato un atto gravissimo. Ci arriveremo dopo. Torniamo a Berlino. Che dobbiamo il fatto fondamentale, poi lo fece Kohl, perché aver equiparato 1-1 il Marco da una parte e il Marco dall'altra permise a una zona sottosviluppata, e qui si potrebbero fare paragoni invece col nostro sud che ci tiriamo dietro da 150 anni, un'accelerazione molto forte nel processo di sviluppo dell'ex DDR, anche se tantissime operazioni che vennero fatte di privatizzazione delle imprese pubbliche dell'ex DDR sono state fatte, non vorrei dire una parola, ma all'italiana, o comunque sono state fatte male. Però ovviamente lì c'era una forte autorità politica, c'era un forte partito e ha comandato la politica sulle banche, non viceversa. E qui quindi da questo punto di vista la caduta del muro
pone poi le condizioni, le precondizioni, che una Germania unita di 85 milioni di persone è il paese più forte dell'Europa, e non è causa dell'euro, sta nelle cose, poi sta nelle debolezze degli altri a partire da noi, non perché la Germania si è riunita allora noi siamo calpestati economicamente. Ecco, questo. Certo. Tra l'altro, vabbè, cioè, poi il 9 ottobre vorrei ricordare, ricorre il 25enne di Maastricht, cioè, che è una ricorrenza molto forte, certo, che si collega direttamente. Sarà una ricorrenza della prossima settimana, sì, esatto, per noi. Abbiamo un altro telespettatore che vuole intervenire, il signor Ernesto. Buonasera, signor Ernesto, lei chiama da dove? Buonasera, parlo da Padova. Prego. Dunque, io ho 83 anni e mi ricordo quando avevo 11 anni, poi hanno fatto le interviste dei tre grandi della storia, Roosevelt, Churchill e Stalin. Perciò non avete parlato dell'invasione della Jugoslavia, della Slovenia e dell'Albania, che hanno fatto massacri e nell'Unione Sovietica sono morti 30 milioni di persone. In più, bisogna ricordarsi che l'esercito italiano, quando è entrato nell'Unione Sovietica, nell'Albania, nella Grecia, hanno fatto massacri, non solo dell'Etiopia, anche da parte dell'Est. Però dovete ricordare che anche loro, nel paese dell'Est dell'Unione Sovietica, sono morti 30 milioni di popolo per arrivare a questa liberazione di questo nazismo e fascismo. La storia non è portata avanti dalla scuola, dal popolo europeo, e tutto in silenzio, tutto americano, vuol dire giustificare ancora il nazismo di Hitler. Ricordatevi che i tre grandi della storia, nonostante gli errori che anche Stalin ha commesso, però il popolo sovietico ha dato il suo sangue per liberare il mondo da questa ipocrisia. Lascio spazio ad altri. Grazie, buona serata. Grazie a lei, signor Ernesto. Vuole, professor Casen, vuole dire qualcosa a proposito? Beh, quello che dice è vero, non viene raccontato, ma se noi prendiamo la carta geografica che stabilisce il confine del famoso muro, no? Tra est e ovest, vediamo che non fu deciso a Yalta cosa restava all'Unione Sovietica e a Yalta cosa che restava invece ai paesi europei. Fu una questione di fatto, chi è arrivato a quel punto lì rimane. Non solo, ma addirittura i sovietici fecero marcia indietro sul territorio dell'Austria, no? E quindi l'Austria venne dichiarata neutrale, no? Ma il muro Berlino fu concessione dei sovietici, dire il Berlino lo dividiamo in quattro parti per i vari, eccetera, quattro, perché poi i francesi non erano alleati, cioè questa è una balla grande come una casa, i francesi si erano alleati ai tedeschi a tutti gli effetti. Chi salva la faccia dei francesi è De Gaulle, ma De Gaulle è una pedina che serve agli alleati per fomentare un movimento contrario all'invasione tedesca. Quindi i francesi in quel momento stavano bene anche con i tedeschi, si erano adattati tranquillamente, ovviamente con il carattere che avevano i tedeschi. Yalta crea uno stato di fatto, ma Yalta è qui che Roosevelt litiga con Churchill. Perché Churchill dice adesso dobbiamo continuare e Roosevelt dice no, va da Stalin e dice mi dai una mano contro i giapponesi perché gli americani non ce l'avrebbero fatta, e alla fine del conflitto l'Unione Sovietica invade dalla parte della Siberia, invade la Cina e creerà grossi problemi, perché altrimenti la sconfitta del Giappone sarebbe stata prolungata nel tempo e non furono le due bombe atomiche a risolvere il problema, indussero una certa decisione, ma sicuramente tutti gli sbarchi che gli americani tentarono di fare sul suolo giapponese o in Cina, dove non sbarcarono, se non in zone molto limitate,
non portavano a una soluzione positiva da parte degli americani, la guerra sarebbe continuata. E poi il risultato l'abbiamo visto, gli americani finanziavano Chiang Kai-shek, Stalin finanziava Mao Zedong e ci fu prima uno scontro tutti in direzione contro i giapponesi, alla fine poi ci fu questo scollamento, uno scontro tra di loro e uno finì a Formosa e l'altro prese il potere da parte di Stalin e sappiamo come è andato a finire. Certo, dobbiamo andare avanti. L'avvocato però mi dice che non è d'accordo. Non è d'accordo? No, è d'accordo. Abbiamo ancora una ricorrenza, la giornata della vendetta, era una giornata, una festa, diciamo così, o comunque una ricorrenza della Libia che viene abolita da Gheddafi il 7 ottobre del 2004, una ricorrenza che ricordava come dire, le malefatte italiane ed è poco in Libia. Noi la ricordiamo con un pezzetto del film Il leone del deserto. Esattamente, un film che era stato inizialmente esattamente che con Anthony Quinn che inizialmente era stato censurato. Non è mai stato dato. Tuttora è censurato per censurato e non è mai uscito sulle sale in Italia, mai stato mai dato. No. Anche ma Sky sì, anche noi ma sulle sale cinematografiche no, mai fino al 2009. Comunque sentiamo Graziani che incontra appunto. Ah, è bella quella scena. Eccolo qua. L'abbiamo visto. Vorrei farle una domanda. Perché ha resistito così a lungo? Pensava davvero con i suoi pochi mezzi di cambiare le sorti della Libia? Abbiamo lottato. E questo ci basta. Non le interessa di aver portato il suo paese alla rovina? Voi avete portato il nostro paese alla rovina. Lei cosa farebbe se occupassero la sua terra? Crede davvero che questo possa giustificare i suoi attacchi? Imboscate, trappole mortali, agguati, omicidi. I nostri coloni minacciati. Coltivano la nostra terra. La Libia non è il vostro paese, non avete alcun diritto. Invece allevate il nostro bestiame e vi sfamate con i nostri raccolti. L'Italia ha il diritto di colonizzare la Libia. L'Inghilterra si è presa l'Egitto, la Francia, la Tunisia e l'Algeria, la Spagna e il Marocco. Paesi che non hanno la nostra storia, si sono già spartiti buona parte delle terre d'Africa. Proprio lei che mi ha fatto prigioniero vorrebbe che io giustificassi i vostri abusi. A nessuna nazione è dato il diritto di occuparne un'altra. In nome del governatore della Tripolitania e della Cirenaica, eseguiamo la presente sentenza, come stabilito dal Tribunale di Bengasi il 15 settembre 1931, anno nono dell'era fascista. Omar Mukhtar è stato dichiarato colpevole di alto tradimento per aver sostenuto e capeggiato la resistenza contro il governo italiano di questa colonia. La sentenza della Corte prevede la morte per impiccagione in un luogo pubblico. Dunque possiamo procedere. Allora, ecco qua, è un breve frammento, insomma, diciamo così, di questo film che, come dicevo, era vietato fino a poco tempo fa, forse ancora oggi. Ricorda la nostra presenza in Libia, forse anche senza forse, insomma, quella che è stata una presenza particolarmente sentita, pesante. Cosa dice Cacciavillani? Sentita e pesante. No, un episodio terribile di storia. Diciamo che dai Savoia in avanti non è mai stata una terra pacifica questa, è una terra che ha occupato, che ha usurpato, perché non è solo nei confronti del Veneto, è il massacro dei Savoia al sud.
perché ci sarebbe tanto da raccontare. Ecco, quello che è importante è che noi un processo ai Savoia non l'abbiamo mai fatto come dovrebbe essere fatto. Questo è uno dei punti che andrebbe ben evidenziato, e ancora oggi su questo c'è una cultura latente. Come questo filmato è stato censurato, c'è tanto da andare a vedere. Prima si parlava di Pellagra, finché Venezia governava de Pellagra, qua non si moriva. E qui Savoia che derivano a fame e boia, ed è con i Savoia che è cominciata la grande immigrazione del popolo veneto, perché sono stati veramente pressanti. Era una cultura di generali, di quella gente là che ha fatto questa Italia. Professor Casen, concorda con quello che dice Mandolini? Assolutamente. Allora, i Savoia fondarono una compagnia di navigazione per traghettare i meridionali, i terroni, quello che siamo i terroni, e poi anche i polentoni che eravamo noi, in America. Ci facevano un business, ci fu una tassa sulla emigrazione, cioè dovevi pagare per andare fuori perché era un business. Ma prima ancora, il primo pensiero qual è stato? Deportiamo i meridionali. E andarono nel Pantanal a vedere a quanti soldi potevano possedere questo territorio. E costava troppo, andarono perfino in Malesia. Poi alla fine mi dicevano: perché dobbiamo fare tanta fatica? Li facciamo morire di fame. Allora ci fu circa 1 milione di morti dopo l'unità d'Italia 61-65, 1 milione di morti meridionali massacrati. Si inventarono il banditismo meridionale, che prima non era quello che era, gente che voleva stare con il vecchio regime perché il nuovo non gli andava bene. Se io ti taglio gli alberi di gelso perché tu non possa coltivare e avere i bachi da seta, su cui c'era un'industria meridionale fiorente, me li porto tutti quanti al nord Italia, in Lombardia, perché ci faccio il business, è chiaro che l'enfiteusi, che era un diritto tipicamente medievale, no? Peraltro fondato dai domenicani, cioè tu puoi possedere quella terra fin tanto che la coltivi, nel momento in cui l'abbandoni non sei più proprietario, può venire un altro, no? Ed è ancora funzionante. Questo è stato praticamente distrutto, si distrugge l'economia meridionale, tutte le fabbriche, fonderie e tutto il resto vengono portate dal nord. E questo è uno dei fatti importanti. La stessa cosa, la colonizzazione del sud, questa do ragione, viene portata in Libia, però il risultato in Libia, che nelle due guerre libiche viene dimezzata la popolazione libica, se parliamo di stracci, quindi di graziani nell'elenco di 900 ricercati criminali di guerra italiani, e lui era in testa. E quando alcun politico del dopoguerra disse: vogliamo processare i tedeschi perché anche da noi hanno fatto strage, disse: se partiamo con questo principio, attenzione, ne abbiamo 900 anche noi da mettere davanti al giudice. E così finì la cosa. Certo. De Biasi. Ma sulla Libia il discorso sarebbe molto lungo, nel senso che noi abbiamo visto poi gli effetti, tra l'altro, di quello che è stata la mossa improvvida che venne fatta per tirar giù dalle spese Gheddafi. E quindi la Libia è un paese molto difficile, molto, molto, molto. E l'Italia ovviamente non ha fatto ha fatto una parte, ma non è riuscita a fare quello che avrebbe potuto fare, ma anche per le sue debolezze. Poi questi ragionamenti che vengono fatti sia sul processo di Savoia sia sul processo, in realtà noi storicamente e anche come memoria, come popolo, non abbiamo mai processato le nostre classi dirigenti che ci hanno portato al massacro, perché alla fine, se noi guardiamo, l'unico che ha pagato è stato ad esempio Mussolini, o nel dopoguerra l'unico che ha pagato è stato Aldo Moro. Di tutto il resto si sono perpetuate le classi, si sono, diciamo, opportunisticamente riciclate. Certo. Cioè, questo è il punto.
Certo. Quindi, ad esempio, io prima su Norimberga citavo, i tedeschi da loro hanno processato 100.000 gerarchi nazisti che erano dentro la pubblica amministrazione. Quanti dei nostri sono stati espulsi? Ci pensò Togliatti, che sanò tutto. Quindi questo è un pezzo che ci manca, cioè l'autocritica nostra, quanto l'abbiamo fatta. Se mi consenti, nel palazzo della Corte Costituzionale, ed è una vergogna che proclamo solennemente, c'è ancora il monumento del primo presidente della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, che era stato presidente del tribunale razzista sotto Mussolini. Alleluia e viva l'Italia! Dopo rispondiamo al telespettatore che ci ha scritto a proposito della Pellagra. Scusato, finiamo un attimo questo giro, che dopo mancava il Magnare. Sia questo film, sia l'episodio, la ricorrenza storica, testimonia che in realtà la natura dello Stato italiano non c'era quella fondaia. Scusate, avete il microfono acceso se no non si sente. Conferma il fatto che la natura dello Stato italiano è guerrafondaia, profondamente guerrafondaia. Tra l'altro anche vigliacca, perché anche nelle guerre mondiali spesso non ha terminato la guerra dalla parte da cui l'aveva iniziato, doveva iniziarla. E parassitaria, perché comunque il colonialismo, soprattutto nel modo in cui l'ha condotto lo Stato italiano, è stato un atto di parassitismo che poi ovviamente ha ampiamente dimostrato anche nelle pratiche verso i popoli che in un qualche modo sono soggetti al dominio dello Stato italiano. Possiamo anche dire che ha anche usurpato il nome stesso di Italia, perché in realtà questo è un nome che avrebbe gloria, ma che ha avuto il suo massimo momento di gloria quando non esisteva lo Stato italiano, durante il Rinascimento, con la Serenissima, quando c'erano le città-stato o le grandi episodi dell'umanesimo che hanno riempito tutti i migliori musei del mondo, ma che appunto avevano una caratteristica: non erano stati realizzati con l'esistenza di uno Stato unitario, che invece, ahimè, ha dimostrato la sua inadeguatezza rispetto a, quantomeno per quanto ci riguarda adesso, alla contemporaneità. Bene, allora adesso parliamo di Lepanto, però dobbiamo prima fare un breve break pubblicitario, Cacciavellani, ma ci siamo. Allora, un breve 2 minuti di pubblicità e poi la battaglia di Lepanto. A tra poco.